E sorridiamo, eh? C'è una pergamena per te. Cosa c'è scritto? Il cassetto sembra vuoto, ma è un momento assai cruciale. Via di corsa oppure a nuoto, presto, sali queste scale. Guarda. A nuoto? Guarda là. Sali, corri. Di corsa? No, papà. Olè! Ma qui c'è qualcosa! C'è qualcosa! Che devo fare? Guarda, guarda! Ah! Ah, c'è? No, perché... Alzate, alzate, il volume è in studio! Devi pagare! Arancio, piracoga, borghetti, bruscolino, cerino con me caramelle! Arancio, piracoga, borghetti, bruscolino, cerino con me caramelle! Ecco, buona vera, buona vera! No, pensa a te! Anche qui, Francesco, scendi, scendi, anche qui! La patatina c'è! Ti aiuto, eh! Voleva le patatine, non c'è stato! Non ci sono le patatine! Ma è pesantissimo! No! Ma è giallo rosso! Ah, sei il tifoso umanista? No, 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 contrario. Ma secondo te, le immagini qui dietro, secondo te sono di una partita della Roma o della Lazio? È il derby, no? E chi ha vinto quel no, derby? No, è no, una è la Lazio perché è biancazzurra. Quelle, non lo so, non mi ricordo. Ma tu sei sportivo? Eh? Potresti sì. Dire viva Roma? No. Anche, aspetta, ci tengo a precisare, io non sono antiromanista, pensa che mio figlio Andrea è da Roma, quindi... Davvero? Sì. Io sono della Lazio perché la Lazio nel 74 ha vinto lo scudetto e io ero arrivato a Roma e facevo il bibitario in Tribuna Tevere, ero ragazzino, no? Andavo col mio compagno di banco, di scuola... E ci vedevamo la partita gratis e in più guadagnavamo qualcosa. Per... Ma guadagnavate su quello che vendevate? Sì, percentuale su quello che vendi. Più vendi. Chi vendeva di più? Tu? Beh, tuo... No, io ero il più scarso perché io appena cominciava la partita mi sedevo e mi vedevo la partita. Cioè, no, per me non c'era la cosa. Quindi io, fai conto, guadagnavo 3.000 lire e quello invece più avvelenato che girava anche durante la partita ne guadagnava 7, 8, 10. Però io preferivo vedermi la partita. Gratis. Gratis. Era un modo per pagarmi il biglietto. Poi cosa è successo con tuo figlio che è diventato della Roma? Beh, perché all'inizio ha tentato di essere neutrale, perché io sono della Lazio e la mamma è della Roma, Emanuela. E quindi l'avevo fatto da bambino per non far torto a nessuno, era del Milan. Del poi, Milan? Poi a un certo punto, niente, è stato preso il nonno, era un tifoso romanista, mio suocero era molto presente e quindi diciamo che io ero in giro a fare i film, le cose. Quindi eccetera. Ha vinto il nonno. E quindi ha vinto il nonno. Ma tu invece, io ho visto una foto prima in regia di te da piccolo, sì. Stai facendo il bagno in una carrozza. Ecco. Non si vede la cosa migliore. Vediamo il prima e dopo, grazie David. Mettiamo la foto appiccicata alla faccia. Di Penso Francesco che... Pannofino. Qui ero a Pieve di Teco, il paese dove sono nato. E un anno, credo, neanche. E niente, qui c'era... Io penso che quella tinozza lì dove sto, me la ricordo ancora, perché mia madre è una di quelle che tiene le io ci sono ancora pentole di 40 anni fa. Se... Sono bellissime. Cioè, vengono le patate fritte, vedete come vengono nella vecchia pentola, nella vecchia padella quella lì, capito? Una cosa... E quindi c'è questa... Vedi, non ero brutto però. Ma per poi niente, bellissimo. Mi sono rovinato col crescere. Ma con quella voce lì, ma che ti importa, sei perfetto. Già ce l'avevo così lì. La tua famiglia è sempre stata unita. C'è stata la tua mamma che l'ha tenuta molto unita, la famiglia. Sì, certo. Beh, eccola qua, mamma Angela. Che saluto, che ci sta guardando. Ah, ci sta guardando, signora. La grande, ciao. È in Puglia adesso, ma sta per tornare. E niente, no, mamma è una donna molto energica e che comunque ha saputo tirare su due figli maschi, insomma, abbastanza scatenati fra me e mio fratello, non è che eravamo... Eri bravo a scuola?
appena sufficiente. Invece no, mio fratello invece è più genio di me. Va bene. No, infatti lui si è laureato. E tu? Io ho cominciato a lavorare. Volevo a giocare lavorare, a pallone? No, perché mi rompevo a studiare io. Non si dice. Tu, giusto. Tuo figlio lo sa? Sì, no, ma io ho fatto le scuole, andavo pure bene, sono stato sempre promosso. Sufficiente? Sufficienza. Alla maturità ho preso 42. Minimo era 36. Vabbè, 42, buono, dai. Infatti, tuo papà era contento? No, mio papà avrebbe voluto che io studiassi, cioè che continuassi gli studi fino alla laurea e le cose. Papà, eccolo, no? È mancato da poco. Mi ricorda Nino Manfredi, il tuo papà? Sì, qui era già abbastanza vecchio, perché è morto a 93 anni, comunque. È stato bene anche fino alla fine, fino a pochi mesi prima. Era felice del tuo successo? Sì, all'inizio assolutamente, non so che dirti, mi diceva. Però poi l'hanno accettato, all'inizio erano un po' perplessi, sai, vedi un ragazzino che ho fatto. Che dirti, è bellissimo. E allora vedevano, però poi io ho subito dimostrato di poter andare avanti con le mie gambe, perché la prima cosa è non pesare economicamente sulle famiglie, secondo me, perché l'autonomia economica per un giovane è quello che ho sempre detto anche a mio figlio: tu fai un lavoro, lavora, anche se guadagni poco, però sei autonomo, ti vuoi andare a fare un viaggio, una vacanza con la tua fidanzata, non devi chiedere i soldi, poi se hai bisogno, che c'entra? Io vedo, io questo ho fatto, anche perché allora i miei avevano comprato la casa a Roma, non c'avevano una lira per piagne proprio. Quindi, però avevano la casa. La casa era importantissima. Quindi io ho capito subito che non me l'avrebbero dati. Quindi mi sono organizzato facendo il bibitaro, l'estate andavo a fare cameriere, capito? E poi ho cominciato a lavorare. Quelle cose importanti sono arrivate. Prego. Ho capito. Pi. Che nome fa un po' ridere, ma voi riderete per quello che farò. Pi. Che nome fa un po' ridere. Ma che c'entra Pippi con te? Che c'entrerà Pippi con lui? C'entra perché io ho sposato Emanuela Rossi, che era la voce di Pippi Calzelunghe, da bambina. Da Pippi, però è anche cresciuta, insomma. Ecco, Emanuela, tra l'altro è una grande doppiatrice, facciamo anche teatro insieme, ma soprattutto siamo i genitori di Andrea, che è la cosa più importante della nostra vita. Vi siete sposati due volte, ho letto. No, non è molto esatto, perché ci siamo sposati una volta, perché non è che posso pagare ogni volta il matrimonio. Però siamo stati un po' inquieti sentimentalmente. Inquieti? Sì, ci siamo lasciati rimessi. Soffrivi? Beh sì, anche lei, insomma, non è che tutte e due, perché ci vogliamo bene, solo che abbiamo la tendenza allo scontro, ma adesso meno, con l'età, diciamo, siamo un po' più saggi. Ma adesso state insieme o no? Sì, come ci vediamo, andiamo in vacanza insieme, a mangiare, ci occupiamo di Andrea, ma io vivo in un'altra casa. Perché guarda che ho scoperto che litighiamo molto meno. Funziona, dicono qui le signore, ma io non lo so. No, non per tutti. Funziona. Infatti anche Rachele, funziona il suo matrimonio, che lei è la moglie di Mister Montella, lui sta a Firenze e lei a Roma. Mio marito a Milano, io a Roma. Funziona. Ci amiamo molto. Funziona. Ma io ho un harem in ogni città. Ma per favore! Vabbè. Senti, vostro figlio adesso è grande, ha 21 anni. Sì, 21 anni, Andrea. Sì. Che rapporto avete? Bellissimo, sì. Guarda, poi lui è uno che a parte che mi fa il tifo per me, qualsiasi cosa, eccetera. Poi il vantaggio che mi ha riportato a fare dello sport, perché io praticamente dopo Nero Wolf ero diventato un pallone, io fino a giocare a pallone. Allora avevo deciso di smettere, vabbè basta, ho giocato tante volte ormai. E lui mi ha detto, dai papà vieni, andiamo. Siccome gli doppiatori o comunque quelli che lavorano nel doppiaggio hanno una squadra che si allena tutti i giovedì al calciotto, e quindi ogni giovedì ci vado, tranne questo periodo che sto a fare tale e quale show! In un certo senso ho conosciuto tuo figlio. Eh?
un po' conosciuto tuo figlio, perché comunque lui è molto riservato. Come hai conosciuto? Io l'ho conosciuto. Ah, non lo sapevo. Sì, perché lui è molto riservato. Me le dice queste cose, eh? Ma quando torni te lo dice, anzi, secondo me lo capisci meglio adesso. Guarda perché. Papà, ciao. E ti faccio questo videomessaggio per augurarti in bocca al lupo dal cuore per questa tua nuova avventura che stai facendo. Stai cantando, quindi so che ti stai divertendo, ma soprattutto ci stai facendo divertire. Quindi niente, in bocca al lupo, spacca tutto e dai dai dai. Non volevo, ti giuro. Ma no, è una commozione di gioia. È bellissima. Beh, vabbè, io lo amo proprio. Ma no, ma abbiamo un rapporto bello. Si dice che con i figli non bisogna essere troppo amici. Quello no. Però un po' sì. Un po' amici sì, dai. Perché ci si capisce di più. Io poi mi ricordo perfettamente quando avevo l'età di Andrea. Le inquietudini che vivi, anche le difficoltà, anche problemi magari che potresti anche... Non, a cui non dare importanza, però in quel momento ce l'hanno, e quindi l'adulto, il maturo, deve capire il giovane in quel momento e non dire dai, che... sì, fare così anche, però capire che i giovani hanno dei dolori e delle cose che magari noi ci siamo dimenticati, invece bisogna sempre ripensare a quando avevamo la loro età. Messaggio così non è da tutti. Lui sarà un bravissimo figlio, ma secondo me anche tu come padre ce non la sei metto niente tutta, male. Sai com'è? Non c'è nessuno che ti insegna a fare il padre, neanche la Beh, madre. Certo. Vieni con me.